Ciao, sono Beatrice Motta. Mi chiamo Mia. Io mi chiamo Nafissa. Sono Mir Mattia. Mi chiamo Musa. Il mio nome è Marino. Mi chiamo Elisa. Mi chiamo Gianmario. Mi chiamo Virginia. Mi chiamo Alice. Mi chiamo Lady Malik Sise. Mi chiamo Chiara. Sono Matteo. Ci siamo messi all'opera per creare un questionario, un sondaggio. E una delle domande era: ma il digitale ci ha unito veramente? Questo periodo ci ha unito molto, perché nonostante le distanze siamo potuti rimanere vicini. Il futuro si muove a velocità digitale, dunque dobbiamo integrarlo sistematicamente, come già abbiamo fatto in questa situazione, in tutti gli ambiti in cui può esserci d'aiuto. Però la vera vita è fatta di relazioni umane che vanno coltivate. Durante la quarantena ho sicuramente rafforzato il rapporto con la mia famiglia. Quando ho rivisto gli amici ho approfittato ancora di più del solito di loro e del tempo con loro, e voglio che sia sempre così. Ho ricevuto supporto da alcuni, gli altri li ho conosciuti meglio. Una cosa fondamentale per trasmettere attenzione verso le altre persone è sicuramente sapere ascoltare. Provare rispetto e empatia per realtà diverse dalla nostra. Io credo che ognuno di noi giornalmente possa impegnarsi per ridurre l'impatto climatico, in quanto si possono eseguire delle semplicissime azioni che possono migliorare la salute di un intero pianeta. Per un futuro migliore bisogna sostenere i trasporti pubblici, inquinare meno il nostro pianeta e diminuire i consumi. Un'altra domanda del questionario era se avevamo scoperto nuovi hobby. Ho chiesto un giorno: papà, mi insegni a fare qualche accordo sulla chitarra? E poi lui mi ha insegnato, ho cominciato e ho scoperto che mi piace un sacco. Io voglio dire prendere le lezioni a scuola perché voglio rivedere i miei professori dal vivo, voglio ritrovare un rapporto con loro. In futuro, per una scuola migliore, servirebbero più educazione digitale nelle scuole e una maggiore collaborazione tra docenti e alunni. Per rendere ogni giovane un cittadino in grado di affrontare le sfide del domani. Qualcosa è sicuramente cambiato in noi, il peso specifico di ogni cosa è mutato per una battaglia che non possiamo non combattere insieme. E tu sei con noi? Il cambiamento inizia da te.